Nel Vangelo c'è la potenza di Dio per chiunque crede. Questo è il Vangelo, è la potenza di Dio. Quando abbiamo voluto creare dei problemi a Paolo, intorno a disquisizioni, ad argomenti, lui se n'è scrollato e ha detto: io non mi vergogno dell'Evangelo, perché l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Chiunque crede entra in questo piano di salvezza. Il cuore del Vangelo sapete qual è? Il cuore del Vangelo non sono i precetti, il cuore del Vangelo non sono i comandi, il cuore del Vangelo non sono gli ordinamenti. Tutte queste cose sono importanti, anzi di vitalissima importanza, ma il cuore del Vangelo è la comprensione del piano di Dio, e il piano di Dio parte da un verso, Giovanni 3,16, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque creda in lui, chiunque. Dio ti ha tanto amato, ha pensiero per te, ha pensiero per la tua vita, ha cuore la tua famiglia, sa che così non puoi andare ancora avanti da solo, sei chiuso in una morsa di solitudine, di depressione. Dio è venuto a visitarti per dirti che lui ha un piano glorioso per la tua vita, e ti devi fidare, perché fino ad ora ti sei fidato di tanta gente che ti ha tradito, che ti ha abbandonato, di tanta gente che voleva aiutarti, non ce l'ha fatta, non ha potuto, è arrivato fino ad un certo punto. Ma Dio è colui che fa opere oltre il tuo immaginario, oltre la tua comprensione, oltre le tue stesse possibilità. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E la vita eterna non è una storiella, la vita eterna è Gesù. Chi riceve Gesù riceve la vita, chi non ha Gesù non ha la vita. Chi ha Gesù possiede la vita, chi non ha Gesù non ha la vita ed è posseduto dalla morte. Gesù è venuto perché ha vinto sulla morte, e stasera viene a dirti che tu puoi risuscitare.